Una delle problematiche che il nuovo esecutivo regionale dovrà affrontare in Piemonte sarà quello della rappresentanza politica di genere. Qualche suggerimento sul come affrontarlo? Beh, dunque, il tema è sicuramente un tema che richiede una, diciamo così, una prospettiva di affronto molto risoluta. Nel senso che noi abbiamo visto, dal punto di vista degli studi, che dove il tema viene affrontato in maniera decisa, cioè con azioni positive molto forti, c'è qualche possibilità di soluzione o di pareggiamento, no? Questo si è visto soprattutto a livello di Unione Europea e soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno affrontato questo problema con, diciamo noi, le azioni positive al contrario, no? Che sono sempre a termine comunque, nel senso che una volta che si è raggiunto il risultato poi si può tornare indietro. Dal punto di vista generale io registro questo, che dopo un primo periodo positivo, dal punto di vista anche delle politiche elettive elettorali di genere, che più o meno è coinciso negli anni che vanno dalla riforma costituzionale del 2001 e negli anni successivi, io noto che negli ultimi anni c'è un regresso notevole dal punto di vista delle politiche di genere, nel senso che evidentemente dopo quel primo periodo in cui ci sono state effettivamente una serie di leggi, no? Però un po' la Corte Costituzionale le ha dichiarate incostituzionali, un po' le regioni le hanno introdotte ma poi effettivamente non ne hanno monitorato, e quindi le politiche di genere vanno prese sul serio, bisogna prenderle sul serio, perché se non vengono prese sul serio e non viene fatto un'onda d'urto veramente notevole, sono delle politiche che non portano nessun tipo di risultato. E quindi la Regione Piemonte dovrà essere coraggiosa, se lo vuole, da questo punto di vista. È chiaro che qui c'è anche un problema, che è un problema di costituzionalità, perché l'articolo 117 della Costituzione in realtà imporrebbe alle regioni di avere sempre una prospettiva di genere in tutte le leggi, comprese quelle elettorali, però anche qui nessuno mai fa valere queste, diciamo così, incostituzionalità che ci sono nel sistema.